Ormai ispira forte ovunque in Calabria il vento dell'indignazione, quello della critica aprioristica, un po' distruttiva e un po' eversiva, quello della condanna senza se e senza ma, quello della disapprovazione di tutto quello che ruota attorno al presidente, al consigliere, all'assessore, al parlamentare, al sindaco di turno. Dalla Tangentopoli nazionale alla Rimborsopoli locale, gli ultimi decenni ci parlano di cose prima inimmaginabili, oggi divenute quasi prassi consolidata. Il tutto mentre lo sconcerto sulla schiena dei cittadini si è fatto nel tempo sempre più spesso. Una mattina rovente di fine giugno, stesa sul bagnasciuga, la Calabria si ritrova capovolta. Il presidente della regione, Mario Oliverio, è così costretto a correre ai ripari. La giunta di prima è stata spazzata via in un colpo solo da un'indagine della procura di Reggio, perché quasi tutti pretendevano i rimborsi di acquisti, servizi e svaghi non del tutto rimborsabili. Fuori i vecchi allora e dentro i nuovi, via Nino De Gaetano, costretto ai domiciliari, e via anche altri due assessori di una giunta già discussa, Enzo Ciconte e Carlo Guccio. Indagati anche loro. Il tempo di una settimana si fa pressante, l'esigenza di tornare alla normalità. 7 assessori nuovi di zecca, dei quali ben 4, la maggioranza, donne. E tutti o quasi professori del mondo dell'università. Un ordinario di diritto del lavoro, Antonio Viscomi, al bilancio e alla programmazione. Una project manager, Federica Roccisano, al lavoro. Alla pianificazione un ordinario d'urbanistica, Franco Rossi. Antonella Rizzo, dirigente amministrativo, all'ambiente. Carmela Barbalace, dirigente del Dipartimento Agricoltura, all'economia. Un docente di logistica, Roberto Musmanno, alle infrastrutture e infine un ordinario della Mediterranea, Francesco Russo, alla logistica e sistema portuale. Conoscono il settore di competenza, assicura Mario Oliverio, sono l'emblema della discontinuità. Noi, senza alcuna ironia, ci speriamo davvero. I cittadini per bene, non sono pochi, sperano che Rimborsopoli possa rappresentare un sublime momento di pulizia capace di spazzare via l'elite di potere che per troppi anni ha spolpato la regione. Capace di punire chi è accusato e realmente ha sbagliato e di riabilitare il nome di chi invece ha agito in buona fede e dimostrerà di avere ragione. Ma al di là dei nomi e dei profili, intanto, mentre ancora si attende la nomina del nuovo presidente del Consiglio regionale, l'interrogativo dei calabresi sembra essere sempre lo stesso. Riusciranno in nuovi assessori a non farsi ingabbiare e influenzare dalle dinamiche politiche malate che caratterizzano da decenni il sistema Calabria? Benvenuti a questa nuova puntata di Linea Aperta. Linea Aperta, uno speciale estivo che vogliamo soprattutto, visto che tratteremo soprattutto di ambiente, l'estate che avanza, eccetera, eccetera, le varie problematiche che poi ogni estate arrivano, era una buona occasione anche per incontrare, ringraziare e salutare il consigliere regionale Nicola Irto, ospite questa sera. Grazie, buonasera. Grazie. Perché Nicola Irto, anche presidente, ecco perché con lui parleremo anche di ambiente, della quarta commissione consiliare, assetto, utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente. Buonasera. Buonasera, buonasera. Parto subito, partiamo proprio dall'ambiente, per poi vorrei spaziare anche con lei sulle problematiche che in questo periodo attanagliano la nostra regione, quindi è inutile poi girarci attorno. Però partiamo proprio dall'ambiente, perché è sui giornali, io ho visto anche che la preparazione in questi giorni del piano sui rifiuti, però una problematica che sta avanzando in questi giorni su tutti i giornali è depurazione. Depurazione con le nostre spiagge, cosa si può fare? So che molto utilizzare.
Sì, intanto diciamo che la questione ambientale che noi oggi affrontiamo come Regione Calabria è del tutto complicata, anche perché scontriamo, come bene ha detto a mio avviso Mario Oliverio 3-4 giorni fa nell'incontro con tutti i comuni della Calabria, sono problemi che purtroppo ci portiamo dietro da tanti anni, quindi non sono purtroppo risolvibili in un mese, in 2 mesi e nemmeno in 6 mesi. E detto questo, ci si scontra con la programmazione della Regione e con molte inadempienze dei comuni. E su questo noi oggi giochiamo una partita sicuramente per mettere delle pezze rispetto a quest'anno, alla estate in corso, diciamo, e fare una programmazione sulla quale si sta lavorando per i prossimi 6 mesi, 8 mesi. Cioè noi pensiamo, immaginiamo di poter entrare a regime a inizio con le nostre idee, con la nostra capienza, con i nostri investimenti programmati sulla depurazione con l'inizio del 2016. E questo vuol dire che non è che siamo stati fermi, che la Regione è stata ferma sul fronte di quest'estate, si è tentato di dare respiro ai comuni e agli impianti troppo messi sotto sforzo in questo periodo, e si sta lavorando, come accennava bene lei, al piano regionale dei rifiuti. E su questo io penso di prendere un piccolo merito come Commissione Ambiente e Territorio, che è quello che 10 giorni fa siamo riusciti per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese di discutere le linee guida del piano regionale dei rifiuti che anticipano, diciamo, il piano in commissione regionale. Cioè la commissione, fatta da 6 consiglieri regionali, 4 di maggioranza e 2 di minoranza, l'iter era quello di dare un parere al piano definitivo dei rifiuti, quello licenziato dalla giunta per intenderci, e basta. E poi il documento tornava in giunta e poi arrivava per l'approvazione in consiglio regionale. Oggi noi siamo riusciti a fare un'operazione importante, quella di discutere ante delle linee guida. Abbiamo consegnato un documento al direttore generale dell'ambiente, che poi è anche quello che sta un po' coordinando la task force sul piano regionale dei rifiuti, a dare un documento di programmazione, a dare un documento di indirizzo come commissione, e fare in modo, insomma, che la giunta e il dipartimento ne tenga conto nel documento definitivo. E il piano regionale dei rifiuti per noi, in quel documento che abbiamo scritto, vuole dire tante cose. Vuole dire un rapporto stretto con i comuni, perché è inutile che ci sia una grande virtuosità della Regione se poi abbiamo dei comuni che non adempiono alle misure. B, un principio di legalità vera, perché è inutile che parliamo di legalità solo per le passerelle. Avere un nuovo ed efficiente piano dei rifiuti è anche sinonimo di legalità. Avere la possibilità di racchiudere in un documento strategico, che deve diventare il piano regionale dei rifiuti, anche tutta quella storia dell'inquinamento, anche tutta quella storia dello smaltimento, penso all'amianto, magari poi ne parliamo, stiamo facendo un gigantesco lavoro sull'amianto e su quello che potrebbe essere in Calabria una nuova stagione di investimento per la rimozione dell'amianto. Insomma, noi crediamo e reputiamo che questo documento del piano regionale dei rifiuti deve essere un po' l'obiettivo e la missione di questa legislatura regionale. Senta, lei ha accennato, io vorrei accennare da un lato, sì, perché comunque diciamo le problematiche dell'amianto sono elevate e i rischi sono tantissimi, i costi sono elevatissimi per lo smaltimento, quindi magari in una regione come la nostra, dove praticamente sono famiglie monoreddito quando ce l'hanno il reddito, effettivamente viene difficoltoso magari procedere ad uno smaltimento, le persone con un reddito quasi zero tengono questo amianto con i rischi che noi sappiamo. Cosa fa la Regione, visto che lei ha accennato, magari qualche aiuto, se possiamo dirlo? Allora, noi da questo punto di vista stiamo lavorando con una missione in maniera molto forte sulla storia dell'amianto. E allora, a mio avviso, noi dovremo nella prossima programmazione comunitaria mettere delle somme importanti per quanto riguarda la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, che abbiamo individuato come proposta. Poi nei prossimi giorni noi incontreremo anche il Dipartimento di Programmazione. Noi abbiamo individuato la possibilità, secondo noi, di indirizzare delle somme importanti su 3 canali fondamentali. Il primo è quello dell'aiuto alle famiglie per i piccoli tagli di Ethernet sui tetti, sulle piccole quantità.
ed è il primo. Il secondo è quello di dare anche un sostegno ai comuni. Non dimentichiamo che noi abbiamo molti edifici pubblici comunali sui quali insistono delle strutture in amianto. A quel punto noi diamo anche la possibilità alle amministrazioni comunali di mettere in sicurezza, di bonificare le strutture comunali. La terza, individuare, e già su questo c'è una mappatura abbondante, che è quella delle grandi aree industriali dismesse, troppo cariche di materiale contenente amianto. E questa parte si potrebbe anche incontrare con una programmazione, che vuol dire: noi ti aiutiamo a rimuovere l'amianto e ti aiutiamo anche, tu facci capire come riutilizzare, come riattivare un percorso industriale e aziendale di una determinata area, che tra l'altro rientra un po' nei canoni di quello che dovrebbe essere la prossima programmazione comunitaria 14-20, che è quella di dire: parliamo più di ambiente e di energia, parliamo più di riqualificazione e riutilizzazione. Quindi riusciremmo a entrare anche proprio nella cornice di quello che l'Europa ci dice debba essere la prossima programmazione comunitaria, da un lato. Però la domanda iniziale è: perché costa tanto oggi rimuovere l'amianto? Per capirci, se oggi c'è un cittadino della Locride, di Reggio, di Cosenza, di Catanzaro, per rimuovere dell'amianto e decide di farlo a spese proprie, costa tanto. Costa tanto per un motivo semplicissimo, perché oggi in Calabria non c'è una discarica, non c'è un posto dove conferire l'amianto, dove conferire l'Eternit. E bisogna mandarlo fuori regione. Questo è il costo, innanzitutto la voce che eleva i costi di smaltimento. Ecco allora che nel piano regionale dei rifiuti, e questa è stata un'osservazione che noi abbiamo fatto al Dipartimento di Catanzaro sulle linee guida, noi chiediamo che una parte del piano regionale dei rifiuti sia dedicata ai cosiddetti rifiuti speciali, in cui rientra l'amianto. Quindi noi chiediamo, l'abbiamo chiesto in forma ufficiale come commissione nella seduta di 10 giorni fa, quello di prevedere la possibilità di aprire dei posti di conferimento, che non vuol dire delle discariche vere e proprie, perché poi molti c'è molta ignoranza sul cosa sia un conferimento di amianto. L'amianto, a differenza di altri rifiuti speciali, non viene bruciato, non viene assolutamente dissolto, non viene dissolto, viene imbottito e seppellito in zone dove non ci sono falde acquifere, così viene fatto in tutta Italia. E questo consentirebbe di farlo anche in maniera veloce. Una regione che vuole investire su questa problematica deve anche pensare a un ciclo, e il ciclo significa anche dove smaltire. Ma questo, secondo me, il principale, perché ho svolto sempre molte trasmissioni in tematiche ambientali, dove poi c'è per le province stesse, no? Anche per gli enti stessi, sono resti ad ospitare discariche nei propri territori, perché se lei dice: noi dovremmo rifare anche un discorso, un piano dei rifiuti, quindi organizzare anche discariche dell'amianto, nuove discariche, perché di amianto non c'è, non ha paura di trovare poi questo tipo di intoppi? Ma in una regione normale, in cui il braccio destro sa cosa fa il sinistro, dovremmo affrontare queste cose in maniera chiara, netta, e dobbiamo andare avanti. Cioè, noi stiamo facendo un piano regionale, vogliamo arrivare a un'approvazione di un piano regionale dei rifiuti che parli chiaro. Cioè, se in Calabria ci sta l'amianto, ed è ormai la scienza, vedete, faccio sempre questo esempio per far capire la questione dell'amianto. A un paio di chilometri da qua, come è noto, qualcuno vuole fare nascere una centrale a carbone, parlo di saline ioniche. E allora lì ci dividiamo tra chi, come me, è contrario e chi è a favore. Anche la comunità cosiddetta scientifica è divisa: c'è chi dice che non fa alcun problema, non dà nessun impatto ambientale negativo, c'è chi dice invece che è fortemente negativo. Io sono tra quelli. Ebbene, lì la comunità scientifica quindi è divisa. Sull'amianto siamo tutti d'accordo, cioè sia la politica che la parte scientifica è ampiamente d'accordo: l'amianto è killer, l'amianto uccide. E allora, se così è, in Calabria purtroppo abbiamo una grande abbondanza di amianto presente nelle nostre abitazioni, nei nostri edifici, nella nostra vita quotidiana,
E allora un piano regionale dei rifiuti non può girarsi dall'altra parte e fare finta che non esiste in Calabria una cosa di questo. Significherebbe approvare un documento demagogico, approvare un documento tanto per approvarlo, tanto per fare una conferenza stampa e dire abbiamo fatto un piano regionale dei rifiuti. Un piano regionale dei rifiuti vero deve intanto mettere nero su bianco il fatto che in Calabria si muore di amianto. E allora capire come smaltirlo, poi se si devono fare le discariche, se non si devono fare, se si devono seppellire, se dobbiamo, lo scriviamo là, lo decidiamo assieme, faremo degli incontri con le associazioni di categoria, faremo degli incontri con gli amministratori locali, cioè il piano regionale dei rifiuti, e questo lo abbiamo detto in commissione, l'abbiamo chiesto con forza, non deve essere un documento calato dall'alto, deve essere un documento che deve essere partecipato con tutti. Quindi noi dobbiamo arrivare a quella conclusione. Io sono relativamente ottimista, quindi se l'amianto fa male dobbiamo dirlo e scriverlo. Così come, altra cosa che abbiamo chiesto, sarà un piano regionale dei rifiuti fortemente spinto sulla differenziata. Io di questo volevo chiederle, perché... Sì. Roccella ha avuto tra i 10 comuni, è stata premiata a Roma tra i 10 comuni ricicloni, pochissimi nel nostro territorio ancora hanno livelli di differenziata altissima, e anzi direi di livelli di differenziata, perché molti sono comunque i finanziamenti che negli anni comuni hanno partecipato a bande regionali sulla differenziata, che poi differenziata non è stata. Cioè, quale controllo potete fare in merito? Cioè, un comune partecipa a un bando per poi non realizzare differenziata. No, ma allora su questa storia qua, anche su questo non abbiamo dato delle dritte, cioè abbiamo messo nero su bianco cosa abbiamo chiesto al Dipartimento a Catanzaro. Ripeto, per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese questa discussione in commissione si fa ante e non post. Abbiamo chiesto di intanto che ci vengano consegnate e si faccia pubblicamente una sorta di blacklist dei comuni inadempienti, cioè perché che Roccella Ionica, cui va un plauso gigantesco rispetto a quello che hanno sempre fatto negli anni sulle politiche ambientali e sulla differenziata in particolare, che a Roccella ci sia un'alta percentuale di differenziata, quindi che Roccella è un comune virtuoso, va benissimo, diciamolo, ripetiamolo, urliamolo, continuiamolo a dire. Però allo stesso tempo, allo stesso modo, noi dobbiamo mettere, dobbiamo dire, dobbiamo dirci quali sono i comuni inadempienti, quali sono i comuni dove la raccolta differenziata è a zero, dove la raccolta differenziata non è mai partita, oppure dove è partita per finta, dove è partita con percentuali bassissime. E allora noi dobbiamo iniziare anche a pensare a una sorta di penalità, dobbiamo pensare anche a una sorta di mettere in mora i comuni che non hanno iniziato per niente un percorso di differenziata, perché se noi abbiamo una percentuale regionale di differenziata che è del 14%, è del tutto evidente che la politica regionale è per il 90% comunale ha fallito. E allora da questo punto di vista, ecco, noi dobbiamo pensare a stimolare i comuni a partire, ripeto, con una sorta di pressing rispetto alle loro politiche interne, perché poi le carenze dei comuni, perché poi bisogna mettersi anche e capire perché molti comuni non sono riusciti a far partire la differenziata. Alcuni ci troviamo in presenza di amministratori completamente disattenti rispetto alla tematica, non vedono questa come un volano di sviluppo per il territorio loro e per il territorio calabrese in generale. Il secondo per incapacità propria, quando intendo propria non intendo solo della parte politica, anche della parte burocratica, perché molti comuni soffrono di una burocrazia purtroppo vecchia o limitata che non riesce a organizzare quel meccanismo di differenziata che non è facile, anche perché serve un forte impianto comunicativo con la società, col comune, con i residenti, con i cittadini. Cioè bisogna far passare il messaggio ai cittadini che fare la differenziata conviene. Conviene a loro perché potranno in futuro piano piano pagare sempre di meno la tassa sui rifiuti, perché si può creare quel cosiddetto ciclo dei rifiuti, perché se noi avremo la possibilità di fare una differenziata che si alza in percentuale nella regione Calabria, vorrà dire che noi dovremo avere delle aziende che smaltiscono e c'è un riutilizzo e riciclo di alcuni prodotti, penso alla plastica. E allora vuol dire che possono nascere delle nuove imprese che lavorano queste cioè
Più si alza la percentuale di differenziata, più noi possiamo alzare le aziende, possiamo aumentare le aziende che lavorano i prodotti che noi differenziamo. Quindi si aumenta l'economia, quando si parla di economia verde è questo. Cioè la differenziata può diventare economia, può diventare impresa, può diventare occupazione. Tempi, in che senso? Cioè sono fattibili, non dico nel brevissimo periodo, ma in che periodo? Cioè lei vi parla di una blacklist, è di facile attuazione e poi... Quella già c'è, diciamo. Quella già bisogna tirarla fuori perché le percentuali, la regione è in possesso delle percentuali della differenziata di ogni singolo comune, sì. Questo diciamo, siamo nelle condizioni, il Dipartimento di Catanzaro è in condizione, l'assessorato è in condizioni di dare già questi dati, diciamo. Il punto è, noi dobbiamo individuare un meccanismo forte tra rapporto tra regione e comuni, dobbiamo capire quando noi arriveremo all'approvazione definitiva del piano. Noi abbiamo un vincolo che è quello europeo del 31-12-2016 per il piano regionale dei rifiuti. Mario Oliverio, anch'io sono convinto di questo, noi dobbiamo tentare di arrivare almeno 6-7 mesi prima, cioè diciamo, entro un anno da oggi. Senta, me la consente, io ricordo, l'abbiamo accennato anche prima, ma io lo ricordavo prima di iniziare l'intervista proprio oggi pomeriggio, lei è stato praticamente, io l'ho ospitato subito dopo la sua elezione, un grossissimo consenso elettorale, oltre 12.500, quasi 12.000, oltre 12.000 preferenze. Lei quando è venuto in studio da me ha detto io non lo, cioè, era comunque contento del risultato ottenuto, della sua preferenza. Però non lo vedevo, diciamo, quello che dicevo faremo, col sorriso a 24 denti, ma piuttosto con i piedi per terra. Effettivamente la principale critica, ecco perché la domanda gliela faccio adesso, visto che lei mi parlava, Oliveri è convinto che riusciremo a fare il piano molto prima, ma la principale critica che è stata fatta in questi mesi ad Oliverio, al suo presidente, è la lentezza che c'è stato in tutto, cioè tantissimi mesi per fare una giunta, per non parlare dei dirigenti e poi una nuova giunta. Cioè, lei ad oggi che giudizio dà? No, intanto lui, Oliverio, ha fatto una scelta che è stata quella là di impostare una profonda riforma statutaria. È stata una scelta dall'inizio. Io oggi non condivido i miei colleghi anche della maggioranza. Non mi riferisco a chi era in giunta, chi oggi critica, ma anche della minoranza, colleghi anche della minoranza, che criticano la storia degli esterni, non esterni, dello statuto. Cioè, noi abbiamo votato una proposta di modifica di statuto regionale. Quello che oggi Oliverio ha fatto è figlio di una decisione di 6 mesi fa, presa in consiglio regionale. Cioè, io oggi non posso essere critico rispetto alla scelta di Oliverio della Giunta, perché io sono uno di quelli che ha sostenuto e votato la modifica statutaria di 6 mesi fa che Oliverio ha posto come priorità. Cioè, oggi io rinnegherei me stesso il mio voto di 6 mesi fa criticando quella storia. Oliverio ha posto come priorità la modifica e la riforma dello statuto. Così è stato. Questo ha prodotto delle lentezze, oggettive, perché se oggi noi viviamo ancora su alcune questioni un forte freno che ci è dovuto da politiche sbagliate degli ultimi 10 anni almeno, frutto del fatto che noi ci siamo un po' impelagati sulla riforma dello statuto che andava comunque fatta perché non è un capriccio. Visto che lei l'ha votata, era questa la priorità per la Regione Calabria? In parte lo era perché vorrei, lo stavo dicendo, perché una parte di quello statuto che noi abbiamo cambiato era già impugnato dal governo, che era la parte riferita del consigliere supplente, della parte elettorale, eccetera. Quindi noi avevamo anche una spada di Damocle che pendeva sullo statuto calabrese. Quindi noi abbiamo messo in sicurezza lo statuto per quanto riguarda la parte che il governo aveva impugnato sostanzialmente. E l'altra parte, che è una scelta politica, che era quella di riforma dello statuto, che non è che era una riforma di parte o del presidente, era mettere uno statuto, uniformarlo agli statuti delle altre regioni d'Italia, cioè dare la facoltà a un presidente di regione di avere le mani libere rispetto alla scelta degli assessori. Abbiamo fatto quello che è facoltà degli altri presidenti di regione, questo per amore di verità. Poi
se l'approccio mio è quello di essere molto più concreto e diretto, cioè sono più per meno per i programmi e più per i fatti, cioè per questo io dico spingiamoci sulle cose che possiamo fare. Io penso che se il piano regionale dei rifiuti parlerà un linguaggio di intanto di verità rispetto allo stato dell'arte calabrese, più che i grandi proclami, grandi impianti, faremo grandi impianti, no, che ci siano le cose che servono ai calabresi, io penso che sia una cosa più importante, che sia una cosa più seria anche da parte nostra per essere più credibili nei confronti e agli occhi dei cittadini. Senta, visto che l'ha menzionata adesso la giunta, questa nuova giunta fatta di tecnici, possiamo dire quasi questo governo tecnico, diciamo, come lo vede? Era quello che serviva alla regione? A mio avviso era quello che oggi serviva alla regione, perché è una giunta, secondo me, di un'ottima giunta con punte di eccellenze straordinarie. Ci sono, credo, delle eccellenze importanti in questa giunta. Io do una valutazione positiva a tutta la giunta, con delle punte di eccellenza, perché ci sono. Secondo me oggi ci può servire una giunta di questo tipo, che ci consente, per esempio, mi riferisco al professore Russo, che è un ordinario di trasporti che ha la delega su Gioia Tauro, e voi capite quanto è importante Gioia Tauro per la Calabria, direi anche per il Mezzogiorno, ed è un ordinario di trasporti con una riconosciuta, diciamo, un riconoscimento unanime nazionale e internazionale rispetto alle sue capacità con la delega su Gioia Tauro. Penso al professore ordinario di urbanistica, che io conosco per vicende professionali, Rossi, ordinario di urbanistica, sull'urbanistica, che entrerà a pieno regime anche con la nostra idea, che è quella di riforma della legge urbanistica calabrese, pensando a un nuovo legge quadro sul territorio, che sarà sostanzialmente una sintesi della legge regionale urbanistica e della legge della sostenibilità, per fare una legge quadro sul territorio che sia breve, sia concisa e sia di facile uso per le amministrazioni comunali, che ancora molte di loro sono impantanate rispetto all'approvare il proprio strumento urbanistico. Io penso che possa uscire un buon lavoro. Poi, come ha detto Mario Oliverio in conferenza stampa, non si tratta di dare una valutazione. La valutazione ante la possiamo dare tutti, l'ha data lui, la do io, la diamo ai consiglieri regionali, positiva. Il punto è, si valuterà su quello che farà, si valuterà sul campo, cioè diamogli del tempo e valutiamo le cose che si fanno. Qualcuno gli ha chiesto, questa è una giunta di legislatura, lui ha detto è una giunta di legislatura, ma la valuteremo sulle cose che si fanno. Ecco, io dico, le condizioni di partenza secondo me sono straordinarie, ottime, ripeto, perché io personalmente do una valutazione positiva, e poi la valuteremo sulle cose che si faranno. Santa, era... Qualcuno dice, anche per Magliare, dopo il cataclisma che c'è stato, era anche per salvare la faccia? Ma, dopo gli errori fatti, perché effettivamente, se si può parlare di errori, perché comunque... No, ma salvare la faccia, se dopo le vicende... Io sulla storia degli esterni non la vedo così, perché, ripeto, era a noi chiaro che la modifica dello statuto avrebbe portato alla possibilità e all'alta probabilità che Olivera avrebbe scelto una giunta di tutti esterni. Quindi la contingenza non mi pare, poi tra le altre cose la giunta di tutti esterni poteva essere fatta, potrà essere decretata solo il 22 di luglio, non prima. Okay. Olivero l'ha annunciata, non l'ha ancora decretata, perché c'è la modifica, ci sono i tempi della modifica statutaria, quindi che poi le cose coincidano un po' ora. Ed è tutto evidente che la riflessione si arriva a quello che si pensa. Però è anche vero che è stato detto da Oliverio, l'abbiamo detto tutti noi, si è dato anche un segnale. Abbiamo dato anche un segnale di profondo cambiamento, anche dovuto alle vicende che sono ormai note. Si è dato un forte cambiamento. Non c'è dubbio che si è dato un forte segnale ai calabresi, che la politica si apre, che la politica non sta chiusa, non è autoreferenziale, non si chiude su se stessa, non si è andati nella logica della spartizione dei partiti o delle correnti o delle cose, si è dato un segnale importante andando a ricercare dei professionisti attenti, dei professionisti capaci, che potranno essere valutati con la serenità di chi ha fatto o non fatto le cose e non di quale partito o a quale corrente appartiene.
Senta, visto che lo abbiamo accennato, c'è comunque una magistratura, non è nostro compito fare, dare giudizio, comunque fare sentenze, però sulla regione si è abbattuto un cataclisma, poiché Oliverio dica effettivamente riguarda vecchie legislature, perché erano consiglieri in carica di precedenti legislature, è un conto, però sulla nostra regione si è abbattuta una grossa scure anche di immagine nazionale, come l'ha vista? Sì, ma si è abbattuta, intanto è verissimo e va rilanciata, ridetto che queste vicende si riferiscono a 3 annualità della passata legislatura. E dopo allora, dopo questi anni presi in esame, cioè comunque sono intervenute delle normative della legislazione nazionale che ha imposto un cambiamento, diciamo, e che la Regione Calabria ha già recepito rispetto a un cambiamento del finanziamento ai gruppi, eccetera, eccetera. E quindi una riduzione importantissima dei finanziamenti ai gruppi politici regionali. E quindi io personalmente penso che questa cosa qua vada rimarcata. Poi è anche vero che l'ondata che ha investito tutta Italia ha avuto tempi diversi. Il primo caso è stato il Lazio, se ne è parlato tantissimo, poi sono scoppiati altri casi, la Sardegna, la Liguria. La Calabria arriva un po' dopo gli altri e fa forse un po' più di rumore, perché arriva quando un po' era entrata nel dimenticatoio in giro per l'Italia, ecco. Questo sì. Quindi è del tutto evidente che è stata una notizia nazionale, è stata una notizia importante, è stata una notizia che ha portato di nuovo la Calabria per una cosa, diciamo, negativa, è tornata, diciamo, alla ribalta. Poi vediamo, io spero che spero che i diretti interessati possano dimostrare la loro estraneità dei fatti. Immagino che ancora ci sarà tutto un processo, un dibattimento lungo rispetto alle normative regionali, cioè, la cosa di cui sono certo oggi è che, al di là di quello che dicevo prima, delle normative nazionali intervenute subito dopo, io penso che noi potremmo fare ancora di più, ce l'ha già detto Oliverio, noi presenteremo ancora ulteriormente un taglio ulteriore rispetto agli gruppi, rispetto alle spese del Consiglio. Io penso che noi dovremo, come bene ha detto Oliverio, dare più servizi ai gruppi. Cioè, è inutile nascondere che la politica ha dei costi, ha dei bisogni. Allora diamogli in termini di servizi sui dipendenti, per esempio, già dipendenti della regione che siano in uso ai gruppi, e non prendiamo esterni. Già quello è un risparmio. Allora andiamo oltre, facciamo un passo oltre anche da questo punto di vista per dare dei segnali ai cittadini. Io penso che tra la Giunta e tra provvedimenti diretti così, tra il piano anticorruzione, che sarà il primo atto che verrà approvato da questa Giunta regionale appena insediata, sono dei segnali da dare ai calabresi che devono cogliere come positivi. Sara, io le chiedo un giudizio politico, perché effettivamente noi parliamo poi di politica, la politica che si fa sul campo. Io ho avuto proprio la settimana scorsa Vandaferro era la competitor di Mario Oliverio, e in campagna elettorale lei settimana scorsa ha ribadito quello che io dicevo in campagna elettorale, poi si è verificato nei fatti. Cioè, io dicevo di Oliverio che partiva con i pullman, cioè pullman di liste eterogenee, di liste dove, visto che lei mi parlava di indagini che riguardano la precedente legislatura, 3 anni fa, molte cose si sapevano, perché cadere nell'errore? Io questo dicevo Vandaferro, ed effettivamente poi nei fatti c'è stato. Vabbè, intanto io sono sempre stato, quando mi si chiede di Vandaferro, diteglielo, ripeteteglielo, io sono sempre solidale con lei, perché credo che lei meritava di entrare in Consiglio regionale come per il Consiglio regionale. L'ho sempre detto, l'ho detto a caldo, continuo a ripeterlo ora, a prescindere dalle valutazioni del mio partito e degli altri. Io penso che lei meritava di entrare in Consiglio nella qualità di candidata miglior perdente. Detto questo, mi appare curioso che lei parli di liste, parli del merito, di come sono fatte o come erano fatte le liste del centro-sinistra, senza guardare cos'è il centrodestra, cioè cos'è stato il centrodestra a quelle elezioni, quanto è stato diviso il centrodestra a quelle elezioni e quanto è diviso oggi in Consiglio regionale. Cioè, noi oggi abbiamo un Consiglio regionale, e guardate, non è demagogia o la frase fatta, guardate che alcune difficoltà noi in Consiglio ce l'abbiamo per uno straordinario disorientamento e disgregazione dell'opposizione. Cioè, noi abbiamo almeno 3-4 centrodestra in regione, su 10 consiglieri regionali.
Cioè, è del tutto evidente che noi abbiamo un, cioè il centrodestra in Calabria, la disgregazione del centrodestra in Calabria e all'interno del Consiglio regionale è un fatto negativo per loro, ma anche per noi, ma anche per i calabresi, perché avere un'opposizione attenta che riesca quantomeno a dire alcune cose che possono essere anche di proposta, che possono essere di confronto, è un problema per tutti. Quindi intanto Vandaferro dovrebbe intanto capire lei in quale centrodestra sta e riuscire a capire che hanno annunciato un referendum che non sono riusciti a fare. Meno male, perché sarebbe stato un costo gigantesco per i calabresi. Dice che non è, c'entra, lei proprio ribadendo questo dice non ha alcun costo perché comunque già è finanziato di suo, cioè non ci sono costi, no, per il referendum. Il referendum, bisogna, spieghiamogli che il referendum era un costo per la regione, era un costo per i calabresi. Per capirci, le elezioni vere e proprie, quindi non il referendum, le elezioni, vengono pagate dal bilancio regionale, anzi dal bilancio del Consiglio regionale, cioè non è che paga lo Stato nazionale. Il referendum è lo stesso. Lei pensi, le stampe, esclusivamente le stampe delle schede, l'istituzione dei seggi, chi le paga? Le paga Vandaferro, cioè, o il centrodestra calabrese? L'avrebbero pagati i calabresi. Ma diciamo, in questo caso fortunatamente il centrodestra è diviso, diciamo, per... Perché non ha proprio il centrodestra. Cioè lo hanno abbondantemente annunciato e non ci sono riusciti. Poi loro entrano, lei entra nel merito, fa la sua parte di opposizione dall'esterno ad Oliverio. Oliverio ha fatto delle liste, le liste del PD sono state ampiamente rinnovate, ha fatto delle scelte sue, poi sulla giunta, lo aveva detto lui, l'avevamo detto tutti noi, ha fatto delle scelte sue, così come ha fatto ora con la giunta dei tecnici. Cioè dice, è facoltà del Presidente della Regione, me ne assumo io la responsabilità. Cioè, quindi lui si è assunto quella responsabilità, oggi ne ha fatta un'altra di scelta, secondo me anche opportuna, valutiamo sul campo su che cosa fa. Cioè io preferirei che Vandaferro, più che entrasse nel merito di chi era candidato e se poteva essere candidato, eccetera, parlasse di chi ha fatto l'assessore o di chi non ha fatto l'assessore, o chi fa il presidente di commissione o chi fa il consigliere regionale, parlasse delle cose che fa o non fa, o se fa male, cioè, piuttosto che dire parlare di altro. Cioè dibattiamo sui contenuti, sulle cose che si fanno o non si fanno, piuttosto che entrare nel merito delle liste, di come erano fatte, eccetera. Senta, nel merito, sempre un discorso politico, parliamo appunto non di giudizi poi personali, ma di giudizi politici. Visto che ha parlato lei della scorsa, della precedente giunta Oliverio, che ricordiamo è entrata, diciamo, in queste indagini, in questa operazione comunque della magistratura. E secondo lei, giusta, c'è stato poi il periodo in cui i due assessori, parlo di Guccione e del vicepresidente della Giunta, si dimettono e chiedono allo stesso livello le dimissioni di Scalzo, che non c'erano, poi arrivano con titubanze, eccetera. Secondo lei, tanti sono le persone che si sono espresse in merito, era giusto che il Presidente del Consiglio si dimettesse? Ma intanto... Oliverio nella presentazione della giunta ha detto una cosa: se io ho potuto fare questa giunta, se io ho fatto questa giunta, intanto devo dire grazie al Presidente Scalzo per l'atto importante di generosità di dimettersi, cioè, di dimettersi da Presidente del Consiglio regionale. E noi riteniamo, io ritengo che sia Enzo Ciconte, che Carlo Guccione, che Tonino Scalzo dimostreranno ampiamente, anche perché già dalle prime notizie di stampa, insomma, che abbiamo letto, abbiamo visto che sono posizioni davvero marginali rispetto alla questione dei rimborsi obbligi, che potranno davvero ampiamente uscire fuori da questa storia. Però si è dato un segnale, si è deciso di dare un segnale forte di cambiamento, finché non dimostreranno la loro estraneità, come io immagino, credo e spero faranno. E quindi Scalzo ha dimostrato un atto di generosità straordinario, perché tra l'altro, come è noto, il Presidente del Consiglio o si dimette o rimane là, cioè non può essere nemmeno sfiduciato, mentre gli assessori possono essere anche rimossi da un Presidente della Regione. Il Presidente Scalzo ha sbloccato una situazione dimettendosi, quindi mettendo appieno la piena disponibilità, dimostrando davvero che non è un problema di poltrone. Quando avvengono queste cose, guardate, è una cosa straordinaria. Mi riconosco un po', seppur con proporzioni diverse, straordinariamente diverse per ruolo, per posizione,
cioè minimamente, non è minimamente paragonabile a quando io mi dimisi da vice segretario regionale del partito all'atto della mia candidatura. Io penso che quando ci sono gesti di umiltà, in questo caso di Scalzo, Ciconte e Guccione, vadano assolutamente premiati e vada riconosciuto loro un ruolo straordinario umano e politico. Senta, io l'ho avuta ospite proprio nelle settimane subito dopo le elezioni, quando proprio si facevano i totonomi per la presidenza del Consiglio. Lei allora era tra i nominati per dare una rappresentanza regina anche per il suo risultato elettorale. Poi che succede? Si parlava del cosiddetto inciucio, nel senso che quello che era prima in campagna elettorale tra il PD e il Nuovo Centrodestra, che è stata poi anche oggetto di scontro tra i vari candidati, compresa Vandaferro, è stato denunciato anche, compreso anche da lei, subito dopo l'elezione del Nuovo Centrodestra. Dice: i voti non tornano, i conti non tornano, di un Nuovo Centrodestra oggi che abbandona Oliverio, perché proprio ho sentito le dichiarazioni di Gentile subito dopo, che non era tanto, diciamo, gentile con Oliverio. Lei cosa pensa in merito? No, beh, intanto quella storia lì non era riferita alle elezioni del Presidente, era riferita alle elezioni del Questore, perché alla luce del sole allora l'NCD annunciò un voto a Scalzo, e questo va benissimo, perché quando ci sono gli accordi tra parti politiche opposte, istituzionali, non sono accordi politici, è l'istituzione. Su quello possiamo essere d'accordo tutti. Loro annunciarono il voto favorevole a Scalzo, va benissimo. Il punto era, quando a scrutinio segreto poi il candidato, un candidato questore di minoranza riceveva più preferenze del candidato questore di maggioranza. Cioè lì io denunciai allora una straordinaria coincidenza, diciamo, che sicuramente non fece, diciamo, a mio avviso, fare una bella figura al centrosinistra allora, e lo denunciai. Quindi sulla presidenza io penso che più largo è il consenso che si possa raccogliere in Consiglio regionale da tutte le forze politiche, meglio è. Il Presidente del Consiglio deve essere, come è giusto che sia, una figura di parte, ma comunque, perché di parte è una parte che l'esprime, ma anche di garanzia per tutti. Quindi se c'è un accordo istituzionale oltre il centrosinistra, quello ben venga, anche perché si fa alla luce del sole, non si fa nel segreto di un'urna. Lo diciamo ai calabresi prima, cioè non c'è problema. Chi vota il Presidente del Consiglio lo dice prima ai calabresi, non si nasconde dietro le alchimie vecchie della politica. Cioè oggi bisogna essere chiari il più possibile con i cittadini. Senta, oggi nuovamente ritorna il suo nome in pole position per un possibile, per quanto riguarda, diciamo, la presidenza. Ricordiamo che ci sarà, visto le dimissioni di Scalzo, un consiglio regionale, se magari non sappiamo ancora i tempi, si sa quando ci sarà. Il 28 e il 29. Il 28 e il 29, quindi luglio. Anche in questo caso sui giornali, la stampa si apprende che lei potrebbe essere un possibile candidato. Quanto c'è di vero e quanto le interesserebbe? Non abbiamo ancora iniziato una discussione sul prossimo Presidente del Consiglio. Io, diciamo, non sono particolarmente interessato perché, come è noto, faccio il Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, nella quale abbiamo già messo in campo, abbiamo approvato alcune cose. Questo per dire che poi non è che c'è stato tutto l'immobilismo di cui si parla in questi 8 mesi. Cito solamente una cosa: abbiamo approvato una norma straordinaria che sono i contratti di fiume, un impianto normativo all'interno della legge urbanistica attuale regionale. Diciamo che entriamo e siamo tra le 4 regioni più innovative d'Italia a approvare questa norma, e abbiamo in campo anche una legge su quadro sul territorio calabrese. Insomma, ho messo in campo delle cose da Presidente di Commissione che reputo importanti, quindi francamente mollare oggi questo lavoro non è quello che reputo come priorità, ecco. Quindi non sto morendo dalla voglia di fare il Presidente del Consiglio, assolutamente, anche perché penso che oggi, per lo straordinario momento che viviamo, tutti noi, tutti i consiglieri regionali si dovrebbe mettere un po' da parte, anche per quello che dicevamo prima rispetto a quello che ha deciso di fare Scalzo, Guccione, Ciconte, mettere da parte tutti un po' le velleità che ci sono, anche le questioni territoriali, localistiche, eccetera. Bisogna trovare un assetto che ci consenta di lavorare, di dare una mano a questa legislatura di cambiamento. Senta, lei l'ha menzionato prima, lei è stato vice segretario del Partito Democratico Calabrese,
ad onor del merito, come dice lei, al momento della candidatura, come è giusto che sia, io mi sono dimesso. C'è stata poi tante polemiche in merito, diciamo, al suo partito, per altri segretari che non si sono dimessi, c'è stata una polemica interna, ma il Partito Democratico in Calabria come sta? Nel senso che si parlava sempre, già in ogni campagna elettorale si dice votate noi perché abbiamo questo trade union con il governo nazionale, perché PD è regionale, abbiamo l'appoggio del governo nazionale. In questi mesi non si è visto tanto, o magari sbagliamo noi della stampa, questo appoggio nazionale renziano, c'è uno scontro, si vede, con il presidente Oliverio, dalla nomina di Scura ad altre situazioni. La nomina di Scura intanto è un qualcosa che si sapeva prima. Poi, non gradita ad Oliverio però. Non gradita ad Oliverio perché Oliverio giustamente rivendicava di essere lui, di dover essere lui il commissario alla sanità, purtroppo per una questione legislativa era innominabile, cioè il governo non poteva decretare il presidente di regione, non Oliverio, qualunque presidente di regione a fare il commissario alla sanità. Però al di là dei nomi, cioè perché io Scura ho avuto modo di conoscerlo, sicuramente non è uno di questo territorio, non conosce ancora la Calabria, deve trovare un rapporto, ecco, poi i rapporti e le dinamiche anche politiche e di gestione sono fatte dagli uomini e gli uomini bisogna anche conoscerli e conoscersi e rapportarsi, quindi io spero che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si trova anche un dialogo costruttivo. Ma l'aspetto del filotto, cioè diciamo del rapporto governo regionale-governo nazionale, io non lo valuterei se il commissario alla sanità si chiama Scura piuttosto che Irto, piuttosto che Oliverio, piuttosto che in un altro modo. Quindi secondo lei è buono? Io non valuterei il rapporto, lo valuterei sulle cose che andiamo a fare. Una su tutte, Gioia Tauro. Cioè io la scorsa settimana ho lanciato un grido d'allarme sul porto, diciamo che era anche un parziale attacco anche al governo Renzi, se vogliamo parziale, rispetto a questa bozza che girava di nuovo assetto delle autorità portuali italiane, dove sembrerebbe che Messina viene con la Calabria, e fin qua va benissimo, il problema è che poi la sede di questa autorità portuale Calabria più Messina vada a Messina, e a quel punto non sminuire Gioia Tauro. Ecco, io dico, confrontiamoci su queste cose. Dico, il rapporto forte tra il governo regionale e nazionale io lo vorrei verificare su Gioia Tauro, io lo vorrei verificare sulla 106, io lo vorrei verificare sulla 3, io lo vorrei verificare su quale investimento si dà infrastrutturale generale calabrese, penso alle ferrovie, penso al sistema aeroportuale. E fino adesso come l'ha valutato? Perché c'è stata la critica al centrodestra per quanto riguarda, visto che lei parlava di 106, di trasporti, dove si parla di un governo Renzi assente per quanto riguarda questo piano, i finanziamenti e gli stanziamenti nel sud e in particolare in Calabria. Ma non è così, perché i finanziamenti, il governo Renzi, il nuovo ministro delle infrastrutture Delrio, da quando è ministro, da pochi mesi, è già venuto in Calabria 5 volte, e si stanno programmando delle cose, cioè noi incontreremo i sindaci, il governo nazionale incontrerà i sindaci della provincia di Reggio, di parti della provincia di Reggio nelle prossime settimane prima della chiusura estiva. Ci sono degli interventi da fare, poi mi dà fastidio e poi si entra nella polemica stupida col centrodestra. Il centrodestra che ha governato questo paese 20 anni e sono stati i governi più nordisti e leghisti della storia di questa Repubblica, oggi accusa un governo che sta in piedi da 1 anno e 3 mesi, 4 mesi, 5, un anno e mezzo, e allora si chiede in 1 anno e mezzo di risolvere problemi atavici come quello della 106, come il problema dell'accessibilità che c'è. Io vorrei ricordare che chi ha fatto un rinnovamento all'ANAS è stato il governo Renzi, e il fatto che il signor amministratore Ciucci dell'ANAS se ne fosse, mentre tutti noi per anni, intere generazioni di dirigenti politici e non, abbiamo sperato in un cambiamento ai vertici dell'ANAS, da anni è dovuto arrivare il governo Renzi per rimuovere e per cambiare i vertici ANAS. E allora noi alcune cose secondo me si stanno facendo a livello nazionale, non è facile, abbiamo una questione europea importante davanti, abbiamo una questione della crisi ancora non superata. Io credo nell'investimento nel Mezzogiorno da parte del governo Renzi, anche perché si ripete
anche negli atti politici, diciamo, nazionali, l'idea che se non riparte il Sud non riparte la Calabria, se non riparte il Sud non riparte la Calabria, non riparte l'Italia. C'è questo intendimento nazionale, quindi io ci credo e spero che questo investimento sul Sud e sulla Calabria ci sarà. Senta, vorrei chiederle una cosa, vista l'opinione che c'è stata, lei lo ha ribadito, il discorso dello statuto che era inevitabile, eccetera, sui ritardi e su quello che comunque in questa legislatura è stata una legislatura rallentata. Secondo lei il momento in cui il presidente Oliverio ha avuto maggiore difficoltà, secondo maggiore difficoltà più nella fase iniziale, dove comunque doveva nominare questa giunta e poi c'è stata quella, la mini giunta, che poi è stata una mini giunta, stranamente, perché mini giunta e perché, come ma criticato dal centrodestra, dice gli assessorati apicali, parliamo di turismo in una regione in cui il fulcro è il turismo, l'ambiente, eccetera, non c'era un assessore. E quindi diciamo questa mini giunta che è durata poi per tantissimi mesi senza poi cadere nel nulla. Io non so qual è stato il momento più difficile, io posso immaginare che al di là di questi aspetti del numero della giunta, e poi sono le cose che un po' interessano mediaticamente, giornalisticamente, io penso e immagino che sia stato davvero duro dover aprire e scoprire che nelle società collegate alla regione Calabria per anni si è perpetuato il peggio del peggio, in termini di assunzioni, in termini di clientelismo, in termini di gigantesco buco di risorse pubbliche. Io penso che intanto la drammaticità di dover avere, diciamo, la responsabilità di avere dei carrozzoni dentro, anzi come sono state definite a suo tempo delle matriosca, diciamo, dentro, dove poi dentro comunque ti ritrovi delle vite, cioè ti ritrovi dei calabresi che ci lavorano ormai lì, in queste sacche di clientelismo perpetuate per anni, e comunque una soluzione la devi trovare, perché comunque ci sono dei lavoratori lì. E io penso che il momento difficile è quello, e non è superato, cioè non è un momento superato, non sarà facile, perché non sarà facile rimettere ordine, noi abbiamo commissariato tutte le società collegate della regione, ma non sarà facile riuscire a superare. Infatti ha parlato proprio l'altro giorno in un incontro, 2 o 3 giorni fa, di snellimento anche della burocrazia, di uno di questi... Assolutamente sì, dico, non è sarà un percorso facile, sarà un percorso estremamente difficile, complicato, che però va affrontato. Io penso che il momento più difficile è questo per la regione, ecco, andare a voler mettere mano, mettere ordine a tutto questo mondo che è stato creato dalla politica, che è stato creato dalla politica per creare consenso alla politica, e questo è un aspetto straordinariamente difficile, come sarà molto difficile nei prossimi mesi, al di là delle attività ordinarie, quelle che ci lamenta il centrodestra. Sappiamo che abbiamo la questione del turismo, che abbiamo una questione della cultura, le sappiamo, non abbiamo bisogno del centrodestra. Io penso che il centrodestra ci potrebbe aiutare a darci una proposta rispetto alla legge del Rio sul riordino degli enti locali e delle province, dove noi dovremmo pensare anche a riprenderci del personale che in passato abbiamo dato, e altro in prospettiva che dobbiamo riprendere per la cessazione attività di 4 province su 5. Allora, dico, sono queste le cose sulle quali io mi vorrei confrontare col centrodestra, che sono momenti di difficoltà, perché non sono momenti di difficoltà perché c'è un'incapacità di chi governa, perché c'è una difficoltà perché parliamo delle vite dei calabresi, di dipendenti, e penso in questo momento ai dipendenti della provincia di Vibo, che dipendenti pubblici della provincia di Vibo, che non percepiscono lo stipendio da 3-4 mesi. E allora confrontiamoci su questo, e sono queste le difficoltà che ci scontreremo, perché ci scontreremo col dramma del lavoro, il dramma vero della risistemazione, della riorganizzazione lavorativa in questa regione. Senta, un ultimissimo giudizio glielo chiedo, visto che ha menzionato anche un discorso di un centrodestra che sto notando, con la presenza anche del leader della Lega Salvini in Calabria, si sta diciamo smistando, si sta un po' allargando a questa nuova figura. Ma, se la domanda è un giudizio su Salvini, è estremamente negativo, ma francamente io non riesco ancora a capire come, ho difficoltà a comprendere come ci siano dei dirigenti anche di primo piano di questa regione di centrodestra che vadano a cogliere
in aeroporto Salvini, che lo portino ai comizi, che stiano appresso a Salvini. Non riesco davvero a capirlo, perché potrei capirlo da nuove ondate, diciamo così, grilline, su pseudo grilline su Salvini. Non riesco a capire come pezzi di centrodestra organizzato, riconosciuto, si riconoscono in Salvini. A questo punto mi viene da pensare che non è che si riconoscono per spinta ideale, perché sarebbe davvero... Bisognerebbe chiamare, come si suol dire, il 118, però forse perché si riconoscono pensando che possa essere l'unico che riesce a costruire un contenitore di salvezza, che diventa un contenitore non di vittoria, perché a me pare molto difficile che Salvini potrà mai governare l'Italia, ma che riesca quantomeno a costruire un contenitore che riesca a far salvare qualche vita politica di qualche ex caicco di periferia di centrodestra. Senta, il suo partito, che non sta vivendo, diciamo, a livello regionale un ottimissimo periodo dopo i fatti, comunque anche giudiziari, che ha coinvolto alcuni esponenti, no? E come lo vede? Il Partito Nazionale? No, ma il Partito Regionale. Ah, il Partito Regionale, ma il Partito Regionale oggi ha... Sto vedendo molte faide interne, sì, diciamo. Ma il PD non ha un dibattito interno che non c'ha ora, c'ha sempre, ma un partito che del 40%, non c'è un posto al mondo dove non ha una discussione anche accesa e forte all'interno, cioè è così, è sempre stato così in passato, sarà sempre così. Se si è un partito del 40%, all'interno ci stanno dentro delle discussioni che piacciono o non piacciono, ci sono. Se sono giusto o sbagliate, quello è un altro discorso. E oggi il PD in Calabria vive positivamente e negativamente, a mio avviso, un aspetto che è partito e governo, e questo per la verità anche a livello nazionale, cioè il PD oggi non è una coalizione al governo regionale, oggi il PD è il governo regionale, perché Oliverio è un autorevole, storico dirigente del Partito Democratico. 10 consiglieri regionali su 20, cioè la metà della maggioranza di centrosinistra, sono eletti nelle liste del... no, più, cioè 13, considerando anche Democratico, cioè l'80% degli eletti nel centrosinistra vengono eletti, sono iscritti del Partito Democratico. Oggi il Partito Democratico in Calabria vive le positività dell'agire amministrativo regionale, ma anche le eventuali negatività o lentezze. Quindi è chiaro che il Partito Democratico oggi in Calabria deve trovare una sua dimensione all'interno del contesto calabrese. Io immagino e spero che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si possa inaugurare una stagione con una nuova segreteria che supporti il segretario regionale e che si rimetta a lavorare nei territori. Cioè che ci sia una forte ripresa dei comuni dove siamo opposizione, che ci sia una messa in sicurezza delle amministrazioni che governiamo, insomma che ci sia un lavoro dove si ritorni davvero alla base, a dare una discussione, a fare un confronto nei circoli, a ridare forza ai circoli, rimettere in sicurezza alcuni circoli troppo spesso negli ultimi tempi abbandonati. Io la ringrazio per essere stato con noi questa sera, in bocca al lupo per il lavoro che l'attende, soprattutto in questa importante, comunque la Commissione Ambiente, diciamo soprattutto in un territorio come il nostro, frastragliato soprattutto. A proposito, ecco, visto che ho notato anche, ed è importante vorrei dirlo, e lo voglio parlare visto che ho l'occasione anche di averla in studio, è estate. E quindi sembra lontano il tempo, però le cose vanno sempre preventivate, prima che poi succedano le cose. Sul dissesto, iniziamo a lavorare in estate prima che arrivi l'inverno? Sul dissesto bisogna lavorare d'estate, bisogna lavorare... Diciamo, è strano parlarne adesso, anche però... No, è una domanda pertinente, perché noi sul dissesto continuiamo in commissione a fare audizioni di sindaci, portiamo i dirigenti competenti della regione, dei lavori pubblici e delle autorità di bacino a prendere appunti, a scrivere, a illustrarci, faremo delle indagini conoscitive esterne sul dissesto. Detto questo, ci sono degli interventi in cantiere, uno da parte del commissario nazionale, che è il commissario del governo per il dissesto idrogeologico, uno da parte della regione. L'idea che noi abbiamo è fare gli interventi possibilmente preventivi, andare sulla prevenzione.
riteniamo che sulla prevenzione e anche sulla possibilità di legare le nostre aree interne col ripopolamento, anche su questo possiamo pensare di mettere delle somme della prossima programmazione, cioè anche su questo noi possiamo parliamo programmazione sempre 2000, comunitaria sì, con 2014-2020. Possiamo anche lì mettere delle somme, al di là delle delibere CIPE, al di là dell'aiuto del governo diretto, la regione può metterci delle idee, dei soldi che siano legati anche al ripopolamento delle aree interne. Ecco, noi dobbiamo pensare non di mettere in sicurezza l'area interna della Valle del Buonamico, per capirci, che ha avuto una frana magari ultimamente. Noi dobbiamo pensare se la Valle del Buonamico, per capirci, Platina, Tile, Careri, vogliamo che esistano tra 20 anni, 30 anni, allora se noi vogliamo dargli una sostenibilità del tempo a questi paesi interni, a queste comunità interne, a questa straordinaria ricchezza, che poi è la straordinaria ricchezza della Calabria e della provincia di Reggio, e allora noi dobbiamo fare degli interventi preventivi, quindi ben venga a parlarne in estate. Sì, assolutamente. Grazie, ringrazio il consigliere regionale Nicola Irto, in bocca al lupo per il lavoro che l'attende. Grazie. Io come sempre vi do appuntamento alle prossime puntate di Linea Aperta, ricordandovi, ecco, tra gli speciali che stiamo organizzando, speciali in collaborazione con anche delle dirette proprio dalla corte del Palazzo Comunale a Locri, ci sono vari appuntamenti, vari temi, dall'Unione Civile alla città metropolitana e altri temi, quindi questo volevo ricordarvelo. Grazie per essere stati con noi, buonasera.